Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Do It Yourself Ispirazione. Oggi vi mostrerò come ho creato queste simpaticissime ragnatele, dato che ci stiamo avvicinando sempre di più alla festività di Halloween. Vi serviranno solo un foglio e naturalmente la nostra forbice. Per creare queste piccoline ho preso come al solito il nostro foglietto con i lati completamente uguali, in modo tale da essere un quadrato perfetto, e l'ho piegato normalmente. Oggi vedremo come fare una ragnatela più grande, per cui ci servirà un normale foglio A4 che piegheremo in due, come sto facendo io, in modo tale da avere il nostro tipico triangolino. Ora ripieghiamo di nuovo il nostro foglio in modo tale da creare un altro triangolo. Così. In questo modo potete vedere che lo spessore del nostro foglio aumenta sempre più, infatti adesso siamo già a quattro strati. Lo ripieghiamo di nuovo, sempre formando un triangolo, e vedete che gli strati sono diventati 8. Ora facciamo un'altra piega esattamente qui e naturalmente adesso ci serve la nostra forbice. Per fare i lati della nostra ragnatela dovremo fare una sorta di curva qui, in modo tale da rendere la nostra ragnatela un po' più realistica, per cui non fate una linea diagonale perfettamente dritta, ma fatela un po' curva, esattamente come sto facendo io. Questo lo possiamo anche mettere da parte e adesso naturalmente dovremo iniziare a fare i buchini per la nostra ragnatela, per cui iniziamo a tagliare sempre nella direzione in cui abbiamo fatto la curva prima, però non arriviamo fino in fondo, ci fermiamo un pochino prima. Ecco qui, adesso qui continuiamo a tagliare e ritagliamo di nuovo. Ecco qui, in modo tale da creare un vero e proprio buco, come potete vedere. Naturalmente dovete rifare questo procedimento fino ad arrivare alla fine del nostro triangolino. Ecco qui, come potete vedere, man mano che andate giù, i triangolini diventano sempre più piccoli. Io taglio anche l'ultima parte in modo tale da fare quella stellina in mezzo e adesso non ci resta altro che aprire molto delicatamente la nostra ragnatela per vedere com'è venuta. Per un primo quarto. Ok, abbiamo la metà e ora ecco qui la nostra ragnatela perfettamente finita. Come potete vedere, tutti i buchi sono venuti perfetti e, a differenza di quelle piccoline, questa è molto più grossa. Spero che il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto regalatemi un mi piace. Se avete domande scrivetemele pure nei commenti, ma magari andate a guardare anche gli altri nostri video e abbonatevi al nostro canale. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!